commento sportivo della redazione di Biceglie in diretta. Nella 13ª puntata, pallavolo, calcio a 5, calcio minore e giovanile. Pesante sconfitta in terra lucana per il futsal Biceglie, travolto al Pala Ercole dall'Avis Borussia Policoro. I nerazzurri non sono riusciti a dare continuità alla vittoria casalinga del turno precedente sul Salinis. La formazione di casa, recentemente rinforzata con 3 acquisti di spessore, ha manifestato coi fatti la dichiarata volontà di puntare al salto di categoria, disputando un eccellente girone di ritorno. L'avvio di gara è stato molto contratto, con le due squadre che si sono studiate a vicenda senza rischiare più di tanto. In grande evidenza le prestazioni dei calcettisti Carioca, Fantasele, Sampaio e Scandolara, sempre minacciosi con le loro iniziative. Dal decimo si è registrata una netta accelerazione di gioco da parte dei policoresi, sempre freschi e reattivi in virtù di una lunga rotazione. Sampaio in contropiede non è riuscito a servire Scandolara, pronto a insaccare tutto solo. Fantasele e Scandolara hanno tentato più volte di sorprendere lo popolo, ma l'estremo ospite si è mostrato molto attento. I locali sono riusciti a concretizzare la supremazia territoriale con 2 gol in rapidissima successione, con un contropiede che ha visto Sampaio mettere in rete sul secondo palo un tiro cross di Scandolara e con Fantasele che ha dribblato in maniera secca Sanchez e con un tiro di punta ha sorpreso il portiere nerazzurro Lo Popolo. Il team biceliese ha tentato un'immediata reazione a ridosso della conclusione del primo tempo, sferrando la rete con un tiro poco alto di Kevin e con un tentativo di Edson respinto egregiamente da Bragaglia. In apertura di ripresa i ragazzi di Mister Ventura hanno incassato il terzo gol dopo appena 1:40, con Fantasele che ha approfittato di un errore di Ortiz per involarsi verso la porta e insaccare facilmente. Gli ospiti hanno continuato a soffrire la squadra avversaria e un'altra giocata errata di Ortiz ha permesso a Sampaio di recuperare palle e portare il punteggio sul 4-0. Sussulto d'orgoglio del futsal Biceglie che al 29esimo è riuscito ad accorciare le distanze con Antonio Di Benedetto, che ha sfruttato un buon assist di Sanchez sotto porta. Il trainer nerazzurro Francesco Ventura ha giocato subito la carta Mazzariol, portiere di movimento, ma la mossa non ha pagato, consentendo anzi al Policoro di allungare lo scarto con 2 reti a porta vuota di Calderolli e una di Fantasele. Gloria anche per Zancanaro a pochi secondi dal termine con una bella azione personale. Brutta battuta d'arresto per i ragazzi del presidente Luciano Sciacqua. Il futsal Isola capolista è ora più 6 e l'Olympus Olgiata, terza in graduatoria, ha ridotto a 4 le lunghezze di ritardo dal futsal Biceglie. Sarà necessario dimenticare in fretta il pomeriggio da incubo di Policoro e provare subito a ripartire. Continua senza alcun intoppo il fantastico cammino dell'Arcadia nel campionato di calcio a 5 femminile di Serie A. La formazione di Mister Nico Ventura ha vinto il big match con il Lamezia con il risultato di 1-0. Tra le file rossonere si sono messi in evidenza il capitano La Rossa e Borraccino, che in più occasioni si sono rese pericolose, senza però riuscire a trovare la via del gol. Il Lamezia ha replicato con le incursioni di Mirafiore, su cui ha fatto buona guardia l'estremo difensore Tempesta. Al 32esimo il gol che ha deciso l'incontro, realizzato da Simona Porcelli su calcio di punizione. La squadra del trainer Nico Ventura ha gestito la situazione con lucidità, cercando di raddoppiare con i tentativi di La Rossa, Monaco e Porcelli. Il Lamezia ha provato a ristabilire la parità con azioni offensive di Fragola e con l'inserimento del portiere di movimento, ma il risultato non è cambiato. Questa vittoria consente alla squadra del presidente Alessandro Prete di mantenere l'imbattibilità e di consolidare il primato in classifica. L'Arcadia è salita a quota 31 punti, 8 in più del Martina Monopoli. Domenica 24 gennaio l'Arcadia sarà in scena sul campo del Futsal Palermo. Settima vittoria stagionale per Sportiglia nel campionato di Serie C di pallavolo. La formazione allenata da Nicola Nuzzi ha espugnato il campo del Modugno con un eloquente 3-0, 25-14, 25-19, 25-17. I parziali di questa partita che la compagine bicegliese è riuscita a portare a casa con una prova eccellente, una vittoria dedicata a Maria Grazia Nazzarini, che è diventata mamma della piccola Sara, è stata festeggiata dalle giocatrici di Sportiglia e naturalmente tutta la redazione di Biceglie in diretta approfitta per fare gli auguri all'atleta diventata da poco mamma. Prossimo impegno per la formazione del presidente Angelo Grammatica tra le mura amiche del Paladolmen. Sabato giungerà il Pitetto Fanalino di Coda, un'occasione da non perdere per allungare ulteriormente in classifica. Adesso la squadra biceglese ha 23 punti ed è saldamente al quarto posto.
Terzo turno di ritorno del campionato di Serie C1 di Caggia 5, che ha visto solamente due rappresentanti della città di Biceglie su tre disputare la propria partita. Non si è giocata Turle Grotte Castellana contro Diaz per impraticabilità del campo di Castellana Grotte. In merito si attenderanno disposizioni su un eventuale rinvio di partita. In ordine di classifica, parlando del Santos, palla gentile di Ostuni Amaro per la formazione di mister Francesco Tritto, sconfitta per 10-5 dall'Olympic Ostuni. La formazione, quella bicegliese, che è uscita comunque a testa alta dopo aver chiuso la prima frazione sul risultato di 2-3. Stanchezza, calo di concentrazione e le molte assenze hanno comportato il ribaltone che ha favorito la formazione brindisina e il suo ritorno alla vittoria. La grandinata, che si è battuta invece sul centro sportivo Aurora, non ha frenato la ascesa del Nettuno Biceglie di mister Bartolo Sasso al quarto risultato utile consecutivo. Dopo aver regolato la Diaz nella stracittadina del 12 gennaio, è stata sconfitta anche la Real Delfia 8-3. Sugli scudi, Drapri e Emanuele Arcieri, sempre più capocannoniere del campionato, autori di due reti per parte. Ottima la prova anche dell'estremo difensore Damiano Di Molfetta, il quale ha parato un rigore a Remini nella prima frazione e che ha degnamente sostituito Leo Gangai al 15° minuto, invitato dall'arbitro anzitempo negli spogliatoi. Prossimo turno vedrà al Nettuno la formazione cara presidente Antonio Papagni sfidare proprio la Trulle Grotte Castellana. Il Santos verrà ricevuto al Palasport di Andria dal Futsal Andria. La Diaz invece affronterà il Città di Altamura. Non si è giocato l'incontro fra Virtus Andria e Bellavita in Puglia.it, incluso nel programma della 13ª giornata del gruppo B di seconda categoria. Il direttore di gara barlettano Michele Diella, dopo aver constatato coi capitani delle due formazioni l'impraticabilità del terreno di gioco del Monsignor Aldazzi di Trani, ha disposto il rinvio del match. Il comitato regionale della Federcalcio concorderà con le società la data del recupero. I gialloblu di mister Fabrizio Tridente sono intanto scesi di una posizione in classifica, scavalcati dall'Atletico Pezze che, vincendo 2-0 in casa col Palagianello, ha guadagnato il terzo posto. Domenica 24 gennaio il Bellavitainpuglia.it ospiterà fra le mura amiche del Francesco di Riddo il Cisternino, inizio alle ore 14.30. Il match di terza categoria tra San Nicandro e Dunuva è stato sospeso al 40° del primo tempo per impraticabilità del campo causa maltempo. La formazione di mister Filippo Mastroviti era passata in vantaggio al 28° grazie al penalty realizzato da Mastro Totaro. Domenica prossima il Dunuva ospiterà la Brunese capolista. Facciamo il punto sul weekend del calcio giovanile di casa nostra, battuta d'arresto interna per il Biceglie di mister Di Palma nel campionato nazionale juniores, sconfitta la formazione nerazzurra dalla Vibonese per 1-0. Non ha giocato invece l'Unione fra i regionali la sua gara col Città dei Fiori Terlizzi per impraticabilità di campo. Nel torneo giovanissimi regionali, girone B, 13ª giornata, gran vittoria della capolista Unione 6-1 sul campo dell'Uniti per Cerignola. Tre doppiette, quelle di Accettura, Lorizzo ed Evangelista, hanno deciso il match. Ha perso invece 2-0 sul campo del Ponte Lama Trani il Donuva. In classifica comanda l'Unione con 31 punti, seguita a una sola lunghezza dall'Atena Barletta. Il Donuva più attardato a quota 10. Nel prossimo turno, gare interne per le due formazioni bicegliesi. Donuva attende l'Uniti per Cerignola, mentre l'Unione giocherà al diritto col Brasilea Barletta. Nel campionato allievi è costretta a star ferma l'Unione, che avrebbe dovuto disputare la gara casalinga con la Rudese, non si è giocato per l'impraticabilità del Francesco di Riddo. Ha vinto invece il Donuva fra le mura amiche col Giovinazzo, una doppietta di Ventura e un gol di Scardinio hanno deciso il match. Importante affermazione della compagine bianco-gialla, che sale a quota 13 punti in classifica. L'Unione resta seconda a 5 lunghezze dall'Aurora Bari capolista. Nel prossimo turno trasferta per l'Unione sul campo dell'Olimpia Sacro Cuore Terlizzi, mentre il Donuva sarà di scena sul terreno della Rubese. Si conclude anche questa 13ª puntata di Terzo Tempo. Continuate a seguirci sul nostro canale YouTube e sulla pagina Facebook della trasmissione. Alla prossima!